Ciao a tutti. Obiettivamente potremmo vivere in un paradiso su questa terra. Invece ci impegniamo ogni giorno per rendere la nostra vita il più possibile miserabile. Ma perché facciamo questo? Potremmo vivere dei frutti di madre terra. Invece ci impegniamo ad uccidere e distruggere i suoi terreni. Potremmo vivere in armonia gli uni con gli altri. Invece ci isoliamo in scatole di cemento e di metallo e ci guardiamo gli uni gli altri come se fossimo tutti nemici. Potremmo amare noi stessi, invece ci indottriniamo fin da piccoli ad avere vergogna di noi stessi e di ciò che siamo. Potremmo esplorare i nostri doni, il nostro potenziale, la nostra bellezza, il nostro servizio nel mondo, e invece creiamo strutture e sistemi che ci impediscono in ogni maniera possibile immaginare di fare ciò. Potremmo imparare gli uni dagli altri, dalle nostre diversità, dai nostri diversi punti di vista ed esperienze. Invece facciamo guerre gli uni con gli altri, non accettando le nostre diversità. Potremmo dare e servirci a vicenda. Invece ci schiavizziamo con ricatti, minacce e condanne. Le persone nel mondo sono sempre più malate, psicologicamente, fisicamente, mentalmente, emotivamente. Ti sei mai chiesto il perché? Ti invito a riflettere su questo. Ci consideriamo la specie più evoluta, più avanzata del mondo, eppure sembriamo essere l'unica specie che non è in grado di essere veramente felice e di vivere in gioia e armonia e serenità. E il motivo, dal mio punto di vista, può essere ridotto a tre semplici cause, tre semplici ma complessi comportamenti che gli umani mettono in atto e che possiamo chiamare comportamenti pazzi se vogliamo, perché sono assurdi. Eppure noi umani ci ostiniamo a continuare a mettere in atto questi comportamenti. Il primo comportamento è quello di andare contro le leggi universali, i principi universali, i principi che governano questa realtà, questo universo. Il secondo è quello di lottare contro la natura, contro madre terra, contro la nostra stessa natura. E il terzo è di combattere la nostra umanità. Letteralmente, noi umani siamo l'unica specie su questo pianeta che investe tantissime energie per lottare contro la Terra e contro l'universo, per andare contro la nostra umanità, sopprimerla, vergognarla, soggiogarla, punirla, condannarla, rifiutarla, rigettarla in tutti i modi possibili, immaginabili, eppure ci riteniamo la specie più intelligente. E tra l'altro facciamo questo da tantissimo tempo, non è nulla di nuovo, è qualcosa che facciamo da tanto, tanto tempo. Le nostre origini storiche, che sono un po' diverse da quelle descritte nei libri di storia, sono origini di conflitto, origini che parlano di una specie che non capisce se stessa, che su alcuni aspetti si è evoluta troppo velocemente, su altri troppo lentamente. Se pensiamo ai risultati che comportano questi comportamenti, che comporta andare contro le leggi universali, contro la natura e contro la nostra stessa umanità, allora iniziamo a capire molte delle disfunzioni, dei comportamenti, delle relazioni tossiche degli umani e il modo in cui si relazionano tutto il resto. Però ora ti darò degli esempi pratici, di modo da darti una comprensione pragmatica di quello di cui sto parlando. Ad esempio, prendiamo l'esempio del cibo. Vi siete mai chiesti come mai, nonostante vi siano sulla Terra abbondanti risorse per sfamare tutta la popolazione mondiale, tutta la popolazione umana e non sul pianeta, esistono comunque ancora tantissime persone umane che muoiono di fame? Vi siete mai chiesti come mai? Questo non è naturale, questo non è organico, non è un risultato di un processo naturale. È qualcosa di artificiale, qualcosa creato artificialmente che va contro natura, attraverso dei sistemi che ci dissociano dalla natura, dalla nostra umanità e persino dai principi universali. Se guardiamo infatti come madre natura ha creato
produce i suoi frutti, cresce le sue piante, vediamo che le cresce in foreste. Le foreste, che sono un insieme di varietà di piante, di tantissime piante, di animali diversi, differenti, che si sostengono a vicenda in armonia, che si proteggono a vicenda, che si nutrono a vicenda, che si equilibrano e armonizzano a vicenda, dando il massimo risultato di vita nell'ambiente, nel clima circostante. Ma se ora guardiamo come invece gli umani producono cibo, come lo producono? Innanzitutto ci allontaniamo completamente dal sistema naturale, cioè quello di crescere foreste, e invece creiamo dei campi di piante a schiera, proprio come in quelle parate militari che vediamo spesso nelle propagande di dittatori, dove gli umani vengono messi tutti a schiera e sono tutti uguali, vestiti uguali, si muovono uguali. Nello stesso modo ci aspettiamo lo stesso coltivando madre natura. Coltiviamo quindi un solo genere di pianta solitamente in questi campi dove sono tutti a schiera. In questo modo, ovviamente, la pianta non può vivere in armonia perché è completamente isolata dalle altre piante, dagli altri animali di cui ha bisogno per sostentarsi. Si indebolisce, si ammala, diventa facilmente predata da parassiti. Ma, e qui viene il genio dell'umanità, invece di accorgersi che forse stiamo sbagliando qualcosa nel crescere le piante così, ed è per questo che le piante si ammalano e vengono attaccate dai parassiti, siccome gli umani sono troppo, una specie troppo intelligente e superiore, cosa facciamo? Le avveleniamo ancora di più con i pesticidi. Spruzziamo quindi questi veleni sulle piante, sui terreni, per uccidere questi parassiti, creando ancora più morte, perché questi veleni uccidono tantissimi esseri, ovviamente, non solo i parassiti, danneggiano tantissime cose, ad esempio uccidono tantissimi microrganismi senza i quali le piante non crescono in maniera appropriata e senza i quali i terreni iniziano a morire. E ovviamente questi pesticidi sono anche dannosi per gli umani e per tutte le altre creature. Quindi avveleniamo i terreni e li uccidiamo piano piano, rendendoli sempre meno fertili finché non riescono a produrre più nulla, finché i terreni diventano completamente morti, diventano infertili e non possono più produrre nulla. L'argomentazione che viene spesso data per coltivare la terra in maniera così dannosa, illogica, completamente innaturale, è che questo è l'unico modo per produrre abbastanza cibo per l'umanità. Poi vedremo come in realtà questo è falso. Ma magari ci fermassimo qui, perché se a questo punto, anche uccidendo così tanto, dessimo questi cibi coltivati direttamente agli umani, forse non avremmo il problema della fame globale che abbiamo. Invece, non li diamo agli umani, li utilizziamo come mangimi per crescere animali d'allevamento. Allevamenti che prendono altre risorse, altri terreni che vengono di nuovo inquinati, dove gli animali vengono cresciuti in maniera di nuovo estremamente malata, vengono cresciuti di nuovo in questi lager a schiera, stile dittatoriali, stile nazisti, dove vengono imprigionati, spesso costretti a vivere in isolamento, in gabbie, senza la luce del sole, senza toccare la terra. Dove vengono sfruttati e spesso molestati e violentati e violati in tanti modi. E ovviamente anche questi animali si ammalano perché sono in condizioni di grave sofferenza e di nuovo vengono imbottiti di farmaci, di sostanze chimiche tossiche per costringerli a vivere in quelle condizioni innaturali. Quindi di nuovo gli allevamenti di animali sono il fulcro di tantissime pandemie. In effetti è proprio negli allevamenti intensivi dove si generano la maggior parte delle influenze, dei virus influenzali, di batteri nocivi, eccetera, proprio perché ovviamente in quello stato gli animali si ammalano e quindi vengono poi riempiti di antibiotici e altre sostanze che uccidono, anziché renderci conto di quanto sia dannoso quello che stiamo facendo per poter mantenere in vita, in questo stato di sofferenza innaturale, disumana, questi esseri, per poi produrre
Poi una volta prodotti questi animali, quindi consumando tantissime risorse, creando tantissimo danno ai terreni, alla natura, alle piante, a questo punto questi animali vengono venduti come cibo, attenzione, solo alla popolazione ricca, a chi ha i soldi per comprarlo, perché secondo i nostri sistemi così superiori e intelligenti, ovviamente non tutti hanno il diritto di mangiare, solo chi ha i soldi per pagare il cibo, perché siamo così tanto evoluti. Iniziate a vedere l'assurdità di questi sistemi. E di nuovo le argomentazioni che vengono utilizzate per giustificare questi sistemi così incredibilmente illogici, ridicoli, assurdi, contronaturali, disumani, è che senza questi sistemi non potremmo vivere. Allora, questa è un'argomentazione falsa, illogica, perché innanzitutto, anche se questi sistemi ci soddisfano a breve termine, che è il massimo che possono fare, a lungo termine il danno che fanno crea molta più lacuna, molta più sofferenza del poco che ci danno a breve termine. Ma in secondo luogo, non è vero che senza questi sistemi non potremmo vivere, ma è proprio perché crediamo di non poter vivere senza questi sistemi che stiamo diventando così deboli, così malati, così isolati, così impotenti. Perché anziché trovare quelle capacità naturali e universali e umane che sono inerenti dentro di noi, continuiamo a convincerci di non essere umani, di non far parte della natura, di non far parte di questo universo e che quindi dobbiamo distruggere tutto il resto per sopravvivere. Vi rendete conto dell'illogicità di questo modo di pensare? Invece di vivere in armonia con le nostre naturali capacità, il nostro naturale potenziale che è grandissimo e quindi con il resto dell'universo di madre natura, lottiamo contro queste cose e poi ci domandiamo come mai non abbiamo abbastanza. Ma vi faccio un altro esempio perché non finisce qui. Cioè, abbiamo visto come già stiamo uccidendo tantissimi terreni con questo sistema assurdo di coltivazione per il cibo. E questa è solo la prima parte, perché non sono neanche andata a parlare della distribuzione di questo cibo, che è tutto un altro argomento. Ma se fosse solo quello, sarebbe già estremamente dannoso, però perlomeno il resto dei terreni sarebbero a disposizione per gli umani, per poter coltivare il loro cibo, per poter vivere, eccetera. Giusto? No. Perché stiamo creando un mondo dove non c'è più spazio per gli umani, non c'è più spazio per nessuna creatura naturale, stiamo creando un mondo dove possono vivere solo le macchine. E quando dico macchina intendo nel senso generico, ovvero schiavi elettromeccanici di qualunque tipo, ma possiamo andare nello specifico a parlare delle automobili e dei mezzi di trasporto, giusto per dare un esempio, ma contate che questo è solo un piccolo esempio. Se andiamo a vedere ad esempio le zone popolate dagli umani con Google Maps, quindi dall'alto, cosa vediamo? Vediamo terreni verdi, fertili, vediamo persone all'aperto? No, vediamo principalmente cemento. Una grandissima parte, la maggior parte dei terreni dove vivono gli umani vengono soffocati dal cemento, che uccide di nuovo qualsiasi cosa di vita che non può più crescere perché è privata della luce del sole, è privata dell'ossigeno e quindi di nuovo crea morte su tutti questi terreni che vengono completamente uccisi. Il cemento viene utilizzato per coprire tutti questi terreni perché per permettere il passaggio delle automobili, dei mezzi di trasporto. La cosa ridicola di tutto questo, come per esempio dice uno studioso di urbanistica che menzionerò nei commenti del video, è che più creiamo città e strutture urbane e luoghi coperti dal cemento e più diventa difficile e impossibile vivere senza macchine. Perché anziché vivere in comunità naturali dove tutto è a portata di umano, quindi dove possiamo camminare da un posto all'altro, dove tutto è naturale, ravvicinato,
le strade, i parcheggi, le strutture urbane distanziano tutto, rendono tutto molto lontano, molto espanso nelle distanze, quindi tutto diventa più lontano e quindi non è più possibile raggiungerci tra di noi o raggiungere ciò di cui abbiamo bisogno senza entrare in questi mezzi di trasporto e fare chilometri e chilometri su queste strutture di cemento, ovvero terreni uccisi e soffocati. Ed è veramente incredibile che come le persone giustifichino tutto questo, di nuovo razionalizzando con idee come ma abbiamo bisogno di questi mezzi per poterci muovere. Ma da quando? Cioè abbiamo una cosa chiamata gambe. E anche se volessimo coprire lunghe distanze, ci sono modi molto più naturali, molto più sostenibili di viaggiare. Poi parlerò di questo in un altro video dove parlerò delle tecnologie che sono nascoste all'umanità, perché in realtà quelle che utilizziamo oggi sono altamente disfunzionali, perché proprio vanno contro i principi universali, vanno contro la natura e contro la nostra umanità. Ci sono mezzi molto migliori per spostarsi. Comunque, la cosa incredibile di tutto questo è che quindi le persone sono disposte ad imprigionarsi in queste scatole di metallo chiuse e, tra parentesi, le scatole di metallo sono incredibilmente dannose per la spiritualità umana perché, come ogni cosa che interferisce con le nostre naturali radiazioni, quindi con le naturali radiazioni elettromagnetiche, quindi con i nostri campi elettromagnetici, ovvero le nostre connessioni con tutte le altre dimensioni dell'esistenza, non solo quello che percepiamo a occhio nudo. E quindi in bocca al lupo se morite in un incidente stradale, perché la vostra anima praticamente non ha spazio per trascendere ed incarnarsi liberalmente, perché siete praticamente in una scatola che blocca la vostra spiritualità. Di nuovo parlerò di più di questo nel video sulle tecnologie nascoste all'umanità. Quindi volontariamente entriamo in queste prigioni che, a parte la nostra spiritualità, ci bloccano, ci disconnettono gli uni dagli altri. Le persone che guidano diventano stressate, cioè siate sinceri, quanti di voi non vedono l'ora di entrare nel traffico, sulle strade piene di automobili? Siate sinceri, siate onesti, a nessuno piace stare in queste scatole chiuse, disconnesse da noi, dove praticamente diventiamo narcisisti gli uni con gli altri perché non abbiamo più empatia gli uni, perché siamo in queste scatole chiuse. Non abbiamo empatia gli uni con gli altri, diventiamo aggressivi, diventiamo violenti, siamo disconnessi dalla natura, ci muoviamo su terreni morti e uccisi e soffocati. E c'è di più. Siccome le macchine sono effettivamente degli schiavi, sono create con la sofferenza, il rumore che questi mezzi fanno è un rumore sofferente. Ed è per questo che il rumore del traffico è un rumore stressante. E addirittura ci sono degli studi che indicano che fa declinare le nostre capacità cognitive, che è un rumore che non solo diminuisce la nostra salute, il nostro umore, ma addirittura fa declinare le nostre capacità cognitive e aumentare le nostre malattie se siamo esposti a questo rumore a lungo termine. Quindi abbiamo tutti i terreni che sono rimasti liberi per noi umani, li abbiamo uccisi, soffocati, per utilizzare queste macchine, ovvero questi schiavi elettromeccanici che urlano di sofferenza, per disconnetterci a vicenda, disconnetterci dal mondo, per stressarci, per ammalarci, per essere di cattivo umore. E perché facciamo tutto questo? Veramente? Fatevi questa domanda seriamente. E ripeto, qui sto soltanto parlando degli automobili, e non voglio neanche essere bianco e nero in questo, nel senso che ci sono sicuramente degli ambienti, delle situazioni in cui è anche appropriato fare utilizzo di queste macchine, sebbene sinceramente ne dubito. Ripeto, ci sono modi molto più armoniosi, meno sofferenti di utilizzare mezzi di trasporto rispetto a quelli che abbiamo creato con le nostre cosiddette tecnologie. Ma la quantità, l'ossessione con cui utilizziamo questi mezzi, siamo diventati drogati da questi mezzi, li utilizziamo in maniera totalmente insensata.
distruggiamo i nostri ambienti umani naturali per cosa? E non ho neanche parlato qui del pericolo di vita, pericolo di incidente che questi affari creano non solo agli umani, anche agli altri animali, ai cani, ai gatti, agli uccelli, le lucertole, i topolini, qualsiasi animale che è abbastanza sfortunato da finire sotto le ruote. E ripeto, qui sto solo parlando delle automobili, non ho neanche iniziato a parlare di tutte le altre cosiddette tecnologie che stiamo utilizzando. Non ho neanche menzionato il danno fatto per sfruttare tutte le risorse necessarie per creare non solo questi mezzi e i loro carburanti, che poi ovviamente inquinano anche l'aria e avvelenano l'aria, ma in più tutte le risorse, i minerali, i metalli per creare tutte queste strutture urbane, le strade, i parcheggi, che tra l'altro richiedono una manutenzione incredibile, perché le strade vanno praticamente rifatte ogni 20 anni. E quindi una quantità di risorse buttate, sprecate per cosa? Perché ci siamo rifiutati di usare le nostre gambe? Abbiamo così tanta avversione alla nostra umanità che pur di non usare le nostre gambe siamo arrivati a questi livelli? E poi potrei continuare con altri esempi, con per esempio l'esempio della tecnologia che sto usando anch'io in questo momento per fare questo video. Quindi obiettivamente quasi tutti utilizziamo questi mezzi, ovviamente cerco di farlo nella maniera più cosciente possibile e per dare dei messaggi che ritengo siano molto importanti. Ma il livello con cui siamo diventati drogati dalla tecnologia, la utilizziamo per sostituire le nostre connessioni umane. Gli umani non sono mai stati più soli e più isolati di quanto lo sono oggigiorno. E questo perché, di nuovo, con la scusa che la tecnologia serve per essere connessi, continuiamo a rinunciare alle nostre vere capacità umane di connessione, alle nostre vere capacità di comunicare in maniera empatica, compassionevole con gli altri umani, utilizzando la nostra empatia, il nostro intuito e anche le nostre capacità ultrasensoriali che tutti abbiamo, e di nuovo parlerò di questo nel mio video sulle tecnologie nascoste. Invece continuiamo a rinunciare a queste nostre naturali capacità e potenzialità che fanno parte della nostra natura, che fanno parte di come funziona questo universo, e invece continuiamo a convincerci che non abbiamo queste capacità e dobbiamo quindi utilizzare queste macchine. E siamo diventati drogati anche di questo. Per non parlare poi del sistema di guarigione medicina, e su quello potrei scrivere un libro. Praticamente abbiamo rinunciato alla nostra capacità di guarire, che è una capacità innata dentro di noi, che certo può essere aiutata attraverso vere medicine, non quelle che ci sono vendute dal sistema farmaceutico, che sono per esempio delle piante o qualsiasi cosa che agevola il nostro innato processo di guarigione vera. Abbiamo rinunciato a questo perché di nuovo ci rifiutiamo di credere nella nostra umanità, nei principi universali, nella natura stessa, e li sostituiamo con delle false medicine che in realtà non guariscono e creano una distruzione incredibile di nuovo al mondo, alla terra. Le sostanze che vengono create nell'industria farmaceutica di nuovo creano una distruzione di risorse, uno sfruttamento, una tortura verso gli animali. Le cose che vengono fatte agli animali con la giustificazione di quest'industria sono ingiustificabili, sono senza scuse. Facciamo tutto questo perché abbiamo scelto di rinunciare alla nostra vera capacità di guarire. Esempi, ce ne sono tantissimi altri, e sentitevi liberi di elencarli nei commenti. Per cortesia, partecipate a queste conversazioni perché sono importanti. Io sono qui come, diciamo, catalizzatore di queste conversazioni, perché questo è il mio ruolo, fa parte della mia missione in questa mia vita, ma voi siete altrettanto importanti, quindi portate avanti queste conversazioni, parlatene con altre persone che capiscono, con cui possiamo creare soluzioni vere per allontanarci da questi sistemi che francamente sono
assurdi, sono ridicoli, sono insostenibili e che sono il motivo per cui tutti i nostri sistemi stanno crollando e gli umani si stanno estinguendo perché non possiamo continuare così. Quindi mi raccomando, parlate di questi importanti problemi. Io di sicuro non ho tutte le soluzioni, non ho tutte le risposte. Ho ovviamente tanta esperienza e delle capacità che mi permettono di capire tante in profondità queste problematiche, ma senza di voi, senza la vostra partecipazione, senza le vostre soluzioni, le vostre azioni, le vostre idee, dobbiamo creare insieme le soluzioni, dobbiamo portare avanti insieme il cambiamento per poterlo portare avanti con successo. Quindi partecipate a queste conversazioni. Stiamo letteralmente rinunciando alle nostre più fondamentali capacità umane, naturali, universali che tutti noi abbiamo dentro di noi e che sono immense e le stiamo sostituendo con schiavi elettromeccanici, ovvero macchine e tecnologie che sono basate sulla sofferenza, con schiavi umani, schiavi vegetali che sfruttiamo causando enorme sofferenza a loro, ma poi ovviamente anche a noi perché tutto torna indietro. E diventando sempre più deboli, sempre più malati, sempre più isolati, sempre più impotenti. Dobbiamo invertire questo trend, trasformare questi sistemi disfunzionali, narcisistici, malati, assurdi, e iniziare a riprendere in mano le nostre vere potenzialità, le nostre vere capacità, che in gran parte ci sono state tenute nascoste di proposito, e parlerò di più di questo nel mio video sulle tecnologie nascoste all'umanità. E iniziare a vivere in armonia con la natura, con l'universo, con la nostra umanità, in maniera da vivere non solo noi felici, seguendo la nostra gioia, i nostri desideri, ma soprattutto anche rispettando quelli di tutti gli altri esseri intorno a noi, cosa che noi umani non facciamo attualmente a grande scala. Buttate giù le vostre idee, fate le vostre proposte e fate dei passi, delle azioni in queste direzioni. Insieme possiamo farcela. Non siamo la maggior parte della popolazione, purtroppo la maggior parte degli umani hanno già scelto la strada per l'estinzione ed è una scelta che, vabbè, è una scelta loro. Ma a chi importa di questo mondo, della vita, a chi importa del futuro, a chi importa? A chi ha cuore la vita, la natura, l'universo, a chi ha cuore l'esistenza, è molto importante avere queste conversazioni, trovare soluzioni e creare dei sistemi armoniosi basati sui principi universali, basati sulla natura e basati sulla nostra umanità. Insieme possiamo farcela. Ci vediamo al prossimo video e intanto vi auguro una bellissima giornata. Ciao ciao!